Hai presente quelle persone che girano l'intero pianeta cercando un posto dove fermarsi per trovare pace, ma senza mai trovarlo? E poi c'hai presente quelle persone che invece non si sono mai mosse dal luogo dove sono nate, eppure hanno trovato tutto? E tu dici, ma com'è possibile questa cosa? Non è che forse quest'ultima categoria di persone è semplicemente più fortunata delle prime? No. Ma no, probabilmente queste ultime hanno capito una cosa molto semplice, che su questa terra una vera meta non esiste. È una giungla. E tu pensa che manco Gesù ci è voluto rimanere qua giù. E dopo che ha fatto tutto quello che ha fatto, vita, morte e miracoli, se n'è tornato al cielo. Il cielo! Alla destra del Padre, perché la vera meta non è qua giù, ma lassù. Solo che la cosa più interessante è che Gesù, prima di salire al cielo, ha fatto tutto un discorso agli apostoli su come bisognava stare sulla terra, che poi è la cosa che ci interessa di più. E quindi come tocca starci sulla terra? Pensando che non dobbiamo affatto restarci. C'ha ragione. Ma è semplicissimo. Perché non ci abbiamo pensato. E infatti Gesù nello stesso discorso dirà che faremo cose incredibili, tipo scacciare demoni, maneggiare serpenti, bere veleni senza che ci facciano male, cose che sono un pochino complicate, ma non se teniamo fissa la vera meta, che è sempre il cielo. In altre parole, bisognerebbe fare come i naviganti. Cioè, presente i naviganti, no? Che usano uno strumento chiamato sestante, che serve a trovare la posizione in mezzo al mare, misurando la angolazione con un astro fisso nel cielo. Così navigavano i marinai una volta, leggendo il cielo. E direi che sono un ottimo esempio di vita per noi, perché se prendessimo anche noi come riferimento il cielo, per orientare tutti i nostri innumerevoli giri sulla Terra, ci accorgeremmo di avere un sacco di mete sbagliate e inutili. Quindi, conviene sempre farci una domanda. Quello che faccio è orientato al cielo? Perché solo tenendo un punto fermo lassù, tutto quello che facciamo avrà un senso.